L'apertura il 25 aprile in Abruzzo, con celebrazioni in grandi e piccoli centri della regione. Noi ci colleghiamo subito con il luogo simbolo della resistenza in Abruzzo, il Sacrario dei Partigiani della Brigata Maiella, che si trova a Taranta Peligna, dove c'è la nostra Gigliola Edmondo, che ha seguito le celebrazioni questa mattina. Dunque, a te la linea, Gigliola. Sì, buon pomeriggio Carmine, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Come hai già detto da studio, insieme a Luca Corneli ci troviamo a Taranta Peligna e alle mie spalle c'è il sacrario della Brigata Maiella. Qui riposano gli eroi che nel 1945 hanno contribuito alla liberazione dell'Abruzzo e dell'Italia dal nazifascismo. Gli eroi partigiani abruzzesi sono stati, la Brigata Maiella è stata insignita della medaglia al valore militare. In questo luogo sono già stati due presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e lo scorso anno Sergio Mattarella, che ha definito il 25 aprile quale un nuovo, il secondo risorgimento. In mia compagnia i nostri graditissimi ospiti di oggi sono Antonio Iovito, che è della presidenza dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, la presidenza provinciale di Chieti. Alla mia sinistra c'è l'onorevole Claudio Maderloni della segreteria nazionale dell'ANPI. A Iovito chiedo, quest'anno più che nelle precedenti edizioni questa cerimonia ha visto protagonisti i giovani, perché? Ma soprattutto perché pensiamo che sia importante, fondamentale trasmettere la memoria, e all'interno della memoria trasmettere alcuni valori che sono insiti nella lotta di resistenza e sono poi state trasmessi nella Costituzione, che non dimentichiamolo è una delle Costituzioni più belle che ci stanno al mondo, perché hanno il valore del riscatto morale e hanno anche il valore del rispetto delle persone e hanno, costituisce un elemento di progresso vero, e i giovani devono essere i protagonisti per costruire l'Europa del futuro attraverso questi valori. Certo, valori importanti che sono stati evidenziati, ricordati nel corso della bellissima cerimonia odierna. Erano presenti tanti giovani, scolaresche, in rappresentanza della Regione Abruzzo, i consiglieri regionali Giovanni Legnini e Silvio Paolucci, c'erano tanti sindaci abruzzesi, ma anche rappresentanti delle associazioni e anche dei sindacati CGL, CISL e UIL. Bellissimi gli interventi. Il tempo a disposizione per raccontare l'intera mattinata richiederebbe molti minuti, ma principalmente il valore della resistenza, dell'uguaglianza, della libertà, appunto come ricordava Iovito, i beni fondanti della nostra società, ma soprattutto i valori che poi sono stati alla base della nostra Costituzione. L'onorevole Maderloni della segreteria nazionale dell'ANPI ha ricordato anche che quest'anno ricorre il 74esimo anniversario della liberazione dell'Italia, 74 anni di pace per l'Europa, ma ci sono anche episodi che spaventano e a volte sconcertano. Bisogna preoccuparsi di quanto sta avvenendo non soltanto in Europa, in Italia, ma soprattutto in Europa negli ultimi tempi? Intanto nel mondo, se noi pensiamo che qualcuno si fa scudo di con 600.000 persone, poveri disgraziati che fuggono da guerre, fame eccetera, e li usano come strumenti di contrapposizione con l'Europa, quello che accade in Libia è una sciagura pensare di usare persone di questo tipo. L'Europa è di fronte a problemi come razzismo, come emarginazione, come paura. Noi dobbiamo ribaltare questo senso e riscoprire quanto la resistenza ci ha dato e trovare nell'umanità le nostre ragioni. Quindi il 25 aprile a 74 anni sono ancora valide le motivazioni che hanno
portato donne e uomini, tanti e di tanti ceti diversi, a darci questa libertà e a darci una Costituzione. Diceva prima, la Costituzione è fondamentale se vogliamo rispettare il mandato che ci ha dato la Resistenza, è uno solo, che la Costituzione venga applicata. Se viene applicata la Costituzione, molto probabilmente i nostri problemi, i problemi non solo italiani ma europei e mondiali, potrebbero essere di aiuto. Grazie. Grazie all'onorevole Madelloni, ad Antonio Iovito, ma questa mattina in molti, tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia hanno detto grazie a quegli eroi, alla Brigata Maiella guidata da Ettore Troilo. Restituiamo la linea allo studio se non ci sono domande. Sì, grazie, grazie Gigliola. Vi ricordiamo uno speciale proprio sulla giornata Taranta Peligna questa sera alle ore 20:05 nella rubrica Il Fatto.